Siamo qui all'aeroporto di Fano, dove l'aeronautica militare sta svolgendo il progetto di cultura aeronautica, un progetto, un'iniziativa dedicata a studenti e studentesse per avvicinarli a quelli che è il mondo dei padroni dell'aria, dei nostri militari in volo, un progetto che si divide in due fasi. La prima è teorica, dove i ragazzi si avvicinano allo studio del mondo, conoscono l'aereo e il volo nelle sue teorie, e poi quella della pratica a partire dalla prossima settimana, che le vedrà proprio volare come piloti di questi fantastici aerei che vedete alle mie spalle. Ieri si è conclusa la prima parte del corso, la parte che li ha visti impegnati in queste lezioni che sono state fornite da noi istruttori. Oggi i ragazzi hanno fatto la familiarizzazione, non hanno fatto altro che toccare con mano l'aeroplano che gli abbiamo fatto vedere durante la settimana. A partire da lunedì saranno ai comandi, nel vero senso della parola, di questo SIAE 208 che sta alle mie spalle, ovviamente guidati da esperti istruttori. Ieri hanno sostenuto un test, hanno ricevuto una votazione e questa votazione, sommata alla votazione che ciascun istruttore darà a ciascun ragazzo che volerà insieme, concorrerà a formare una graduatoria che vedrà la premiazione dei primi 10 classificati, e i primi 3 avranno la possibilità di venire a Guidonia, che è la base del 60° stormo, e fare uno stage sugli alianti, unendosi agli altri vincitori dei corsi di cultura aeronautica delle altre città che abbiamo abbracciato durante quest'anno, e volare anche sull'Aliante, che è un assetto che utilizziamo per l'addestramento dei piloti militari dell'aeronautica militare. L'obiettivo è quello di dare degli stimoli ai giovani per il futuro, loro sono il nostro futuro, e quindi dare uno stimolo a pensare al loro futuro. Se poi ovviamente pensano a ciò che è il volo in generale, che può essere non solo fare il pilota ma fare l'ingegnere, il tecnico, il meteorologo, ancora meglio, e ovviamente se è quello di intraprendere la carriera aeronautica, quello farà piacere anche all'aeronautica, ma l'obiettivo primario è quello di dare lo stimolo a pensare al futuro ai giovani. Mi ha colpito molto tutti i codici di volo e le strumentazioni che si usano per pilotare. Una settimana sicuramente molto interessante, molto fruttuosa anche dal punto di vista di informazioni, di curiosità, comunque molto, diciamo che è un piccolo bagaglio che comunque ci si porta dietro. È stato molto interessante, non mi aspettavo che appunto dietro a un macchinario che può essere considerato anche abbastanza semplice come un aereo piccolino come questo per volare a basse quote avesse una fisica così complicata, con appunto le forze di portanza che spingono in alto un aereo grazie ai flap che si allungano, oppure appunto tutte le resistenze e come funziona il motore. Divulgare il mondo del volo, la passione per il volo, a prescindere da quella che sarà la scelta dei giovani che frequentano i corsi di cultura aeronautica. E noi comunichiamo molto come aeronautica militare anche attraverso, no, i social network, il mondo dei social, che permettono ai ragazzi non solo di vedere quello che facciamo ma di vedersi, perché questi ragazzi saranno anche raccontati attraverso i nostri canali, quindi altri giovani di altre regioni, di altre scuole potranno vedere e vivere quella che è l'esperienza dei ragazzi di Pesaro, che magari chissà che anche altri giovani di altre regioni d'Italia non potranno vivere lo stesso sogno del volo.